Giuseppe Cangialosi, che è il coordinatore per Forza Italia a livello regionale, in questi 3 giorni si parla naturalmente anche di giovani. Quali sono i principali punti programmatici per questa categoria? Ma sulla questione dei giovani noi sposiamo appieno l'iniziativa anche che ha fatto Maristella Gelmini quando era ministro, la ripresa adesso, in poche parole di investire sugli istituti tecnici industriali e sugli istituti tecnici professionali. Crediamo che io, anche avendo fatto il consigliere in ANCE, l'associazione dei costruttori, vedo anche che gli imprenditori necessitano di giovani formati. Vanno bene tutte le scuole, tutte le formazioni, va benissimo, però sicuramente bisogna dare anche al mondo del lavoro, al mondo delle imprese, dei giovani non teorici, ma dei giovani anche che sappiano fare la pratica. Anche la proposta di detassare l'apprendistato. Sì, il Movimento Giovanile è sicuramente d'accordo sul detassare l'apprendistato sul lavoro. Tutto ciò che può creare lavoro, cioè, e agevolare i giovani a entrare nel mercato del lavoro è sicuramente un qualcosa di propositivo e di ben accetto. C'è un'altra questione, però sempre a proposito di giovani, che guarda una criticità. Lei ha rilevato, constatato anche da alcune indagini, che molti però vanno all'estero. Sì, io infatti su questo tema i giovani sono anche particolarmente scoraggiati e arrabbiati. È inconcepibile che un giovane di 20 anni, 25 anni vede nella Germania, nell'Inghilterra, nell'Australia, nell'America una soluzione, perché dice che in Italia si guadagna poco o in Italia non c'è particolarmente futuro per gli anni a venire. Secondo me la politica deve mettere al centro questi temi, a mio avviso, fondamentali, e non deve consentire questa fuga di cervelli verso l'estero. Abbiamo un grandissimo patrimonio, abbiamo dei bravissimi ragazzi, dei bravissimi studiosi e possono essere anche dei bravissimi professionisti. Questo capitale umano va sicuramente tenuto in Italia e non all'estero. Un modo per aiutarli a restare sarebbe quello, non so, di promuovere degli incentivi fiscali? Assolutamente, e anche cercare di abbattere il cuneo fiscale che oggi in Italia è esasperato. Mettere l'imprenditore nelle condizioni di investire, per poi assumere naturalmente anche i giovani, e naturalmente non come vogliono fare con la legge Fornero o altri, andare praticamente in pensione, che tra un po' si va a 85 anni in pensione. Questa secondo me è una follia, e quindi bisogna mandare le persone, specialmente anche quelle che fanno un lavoro massacrante dal punto di vista fisico ma anche psicologico, con un'età pensionabile giusta, e investire poi, tagliare il cuneo fiscale, investire, dare la possibilità agli imprenditori di investire per poi assumere giovani. Un'ultima domanda: in Lombardia un altro modo per aiutare gli imprenditori dal punto di vista fiscale sono le zone economiche speciali, perché appunto servirebbe? Sì, è stata una battaglia fatta dalla Regione Lombardia, dove in rappresentanza poi di questo territorio anche il sottosegretario Alessandro Fermi della provincia di Como si è speso parecchio. È un territorio, la Regione Lombardia, che confina con uno Stato fuori dall'Unione Europea, che non rispetta quindi vari trattati europei. È un tema importante da affrontare nei temi della politica. Il Consiglio regionale a marzo del 2014 aveva approvato una proposta di legge al Parlamento. Questa proposta oggi giace nei cassetti della Camera dei Deputati. È giusto che secondo me la politica affronti questi temi, perché oggi gli imprenditori lariani, gli imprenditori anche della provincia di Varese guardano la Svizzera con un buon occhio, naturalmente perché hanno tasse molto più basse rispetto a noi, hanno una burocratizzazione molto più semplice rispetto alla nostra, e quindi sicuramente questi imprenditori vanno tenuti in Italia, bisogna permettere loro di investire in Italia e di assumere naturalmente dei giovani, ma anche dei cinquantenni, perché oggi parliamo anche di giovani, ma ci sono anche cinquantenni che, se perdono il posto di lavoro, fanno fatica poi a reinserirsi. Le ZES praticamente vanno ad aiutare tutti, vanno ad aiutare chi è giovane per entrare nel mondo del lavoro, ma aiuta anche poi il cinquantenne che purtroppo ha perso il posto di lavoro.